Per il pareggio in casa dell'Inter con la Sampdoria. Non la schedina del Totocalcio, la scheda di iscrizione all'ufficio collocamento. Ah no, quella non l'ho fatta. Vado a farla dal collega. Quel signore lì? Sì. È un amico suo? Lo conosce? Scusi signore, è lei che fa le schedine a mano? Sì. Me ne fa una? Sì, mi faccia vedere il curriculum. Qui, davanti a tutti. Perché ha qualcosa da nascondere lei? Beh, no, dico, ma ci sono le signore. Vabbè, che significa ci sono le signore? Cosa ha capito? Il curriculum, cioè una lista di impieghi dove lei è stato, di posti precedenti, di referenze. No, non ce l'ho, dico, ma curriculum. Sono scarso. Ho capito. E va bene, mi dica le sue attitudini. Le mie attitudini anche sono scarse, perché io da bambino sono stato poco bene. Io si immagini che ho avuto la crosta lattea, la tosse sinina, la tosse convulsa, un po' di febbre gialla, la varicella, un'ernia strozzata, due orecchioni e basta. Ah, e nient'altro? Ah no, ho fatto bene a rammentarmelo. All'età di 15 anni ho avuto la meningite. E lei l'ha avuto la meningite? No, io no. Peccato. Come peccato? Scusate. Avrebbe fatto un'esperienza. Vabbè, ma io un'esperienza del genere non ci tengo a farlo. Tanto meglio. E appunto. Perché con la meningite si muore o si rimane stupidi? Ebbene, io non sono morto. Ok. Lei vorrebbe dire che io sono rimasto stupido. No, guardi, no, io non voglio dire niente di tutto questo. No, lei lo vuol dire. No, ma io non lo voglio. No, lei ha fatto la faccia. Io non ho fatto nessuna faccia. Lei ha avuto l'intenzione. Senta, ma di non faccia il processo all'intenzione. Io non faccio il processo all'intenzione e non lo faccio. Ma lo sta facendo lei? No, lo sta facendo lei, scusa. Ma lo fa lei? Perché io leggo nel pensiero. Ma che legge nel pensiero? Comunque, guardi, lasciamo stare, per favore. E lasciamo stare, che è meglio. Ecco, è meglio. Ma ha guarda, fatto il militare lei? Io sì, signore, ho fatto il militare. 3 anni di militare a Cuneo, nel 5° reggimento bersaglieri. Ero barbiere. Facevo la barba a tutti i soldati, tosavo gli ufficiali, tosavo anche il colonnello. Sì, vabbè, questo comunque non interessa. Interessa lei, a me? Vabbè, a me non interessa. Lei si metta seduto e attenda la chiamata. Attento? La chiamata. Perché è scoppiata la guerra? È scoppiata la guerra. E dice, attenta la chiamata? Che c'è? La guerra con la... Che c'è? La guerra con la chiamata? Che chiamata? Che guerra? Lei si deve sedere. E l'impiegato chiama, secondo dei lavori e delle attitudini, quando l'interessato sente il suo lavoro, si presenta qui al bancone. Allora è una chiamata civile. È una chiamata civile. Non è una chiamata, è civile e militare. E che cosa? Si vuole sedere. E che cos'è, signore? Come che cos'è? È una chiamata parastatale. Ma che parastatale? Parastatale! Non mi faccia il piacere. Ma faccia la cortesia. Ma la faccia lei la cortesia. Ma guarda che c'è. E non si alteri, sa. Come sarei? Lei non sa chi sono io. Io sono un pubblico impiegato. Io non lo sono ancora, ma lo sarò. Ha capito? Ma guarda. Ma guarda lì. Poi dice che uno si butta a sinistra. Interprete, d'accordo, mi presento a te stesso, grazie. Che il mio cuore
me, presento, oh. Sono io. Eccomi qua. Parla con francese? Oui. Vous avez azzeccato proprio, eh? Io a Parigi vago, vago spiss, oui. Pasque? Perché ci tengo la sia, sia Nicole, sia Nicolette, la vedove, oui. E le vedove, Pasque, le morò le mari, oui, le mari le morò. Le morò, vous avez, vous voulez savoir, Pasco, le mari le morò. Pasque, le mari le morò, glielo dico subito, tutto subito. Le mari, un giorno, il er malat, se sentiva poco bene, andò in una farmacia e comprò un liquid di lassative, n'est-ce pas? Andò alla maison e a premesor si tranquillò le liquid, si mise dans le lit e sciopò. Vous avez compris, Pasco, Io ho compreso, caso signore, che qui ci deve essere un grosso equivoco, sa. Ma scusa, lei parla italiano? Certo. Mi fa tutta questa fatica a spiegare gli affari miei in francese. Devo controllare la padronanza delle lingue. Qui sa, bisogna conoscerne perlomeno 4 o 5. 4 lo posso garantire, 5 no. E quali sa? Napoletano, siciliano, giapponese e cinese. Oh, dico... Lei conosce il cinese? Per bacco. Sarajevo, Nicosia. Come? Sarajevo... Nicosia. E che significa? Lei parla cinese? No! E allora perché glielo spieghi se non lo capisce, scusi. Insomma, le lingue orientali non servono. Sa almeno l'inglese? L'inglese sì, ma non subito. E quando? Lo sto studiando, sarà un anno. Già, noi aspettiamo un anno, no? Come vuole. Qui occorrono subito, non abbiamo tempo da perdere. Qui ci occorre un poliglotta, No, io il poliglotta non ce l'ho, io sono sincero. Ma posso andare da un amico mio, che ce l'ha, me lo faccio prestare e glielo porto. Guardi che questo amico mio c'ha dei poliglotti che sono alti così, sa? Se ne vada. Mica per scherzo. Vada. No, perché dici... Vada! Dato che... Vada a posto suo, via! Poi dici che uno si butta a destra. Oh. Non sai dove ti devi buttare, porca miseria. Tanto meglio. Balia? C'è una balia? Eccola. Asciutta? Oh, balante. Approfitti di me. Ma dico, non vuole mica farmi credere che lei... Io, sono attrezzatissima, perché... Ne vuole convincersi? Ecco qua. Qui c'è il latte, qui c'è il caffè. E se vuole le posso anche preparare un ottimo cappuccino. Stia a guardare. Ma guarda che sta facendo. Ma la macchetta! Ma no, ma stia bene. Mi lasci lavorare. Ma guarda che... Assaggi. Assaggiare, che schifo. Ma guarda che fa. Prezi, mi permette di sprezzare il mio... Ma guarda che roba. Ma guarda che roba veramente. Ma poi, insomma, in sostanza, il bambino cosa vuole che ne sappia? Ho questo, ho quello per lui stesso. Vedrà che il bambino quando è grande se ne pentirà. Io sono un'ottima balia. Io l'ho allattato da piccoli. Ma ecco, buongiorno. Arrigliano e la Sambo. Beh, basta, adesso non mi faccia perdere più tempo. Vado a posto, vado a sedersi. Sì, per favore, lei è quello di prima. No, non è quello di prima. No, lavoro, lei è quello di prima. No, quello non mi faccia ripensare a prima. No, c'è un lavorante parrucchiere? Presente. Ancora lei? Questa volta ne ho il diritto, amico mio. Sarà... Perché lei è del mestiere? Sì, 3 anni di parrucchiere nel 5° reggimento bersagliere, lo sanno tutti, e lui lo sa. Glielo domani, glielo dica, signore. Fatto da viene? Sì, lui è un padre. Adesso, non so niente. Basta, vado via. Adesso lo nega lei. Lo sa che è impulito. Lei già, già lei è il solito. Non lei è il solito. No, lei è quello di prima. Senta, si presenta a questo indirizzo. Basta che non me lo veda più davanti, capito? Via, fuori! Lo beva lei! Guardi che pulito! Lo beva lei! E poi si dice che uno si butta al centro. Porca miseria! È ora di finirlo, sa! Meno male, lei c'è, signorina Lillo. Dico, ma i lavoranti dove sono? Non ci sono. Come non ci sono? Non sono venuti? No, sono venuti e se ne sono andati. Come si arriva lì? Perché? È perché è arrivata una telefonata con l'ordine di non collaborare. E loro non hanno... Ci scommetto che c'erano clienti in negozio. Ah, sì, c'era la marchesa... La marchesa... Pellicciotti. Ah, sì, quella. Proprio lei, figuriamoci. E se n'è andata con i capelli metà rossi e metà verdi. E poi che cosa è successo? È successo che è arrivata un'altra telefonata con l'ordine di sciopero a oltranza. E allora tutti se ne sono andati. Ma dico, perché hanno scioperato? Ma
Ah, pare che abbiano arrestato un parrucchiere. Ah, ho capito, un parrucchiere, per politica, naturalmente. No, per signora. No, non ha capito lei, dico lo hanno arrestato per politica. No, per rapina a mano armata. E questi fanno sciopero. È l'ordine. Ma è l'ordine del disordine, signorina. E lei che cosa fa? E me ne vado anch'io, signor Camillo. Ma dico, facciamo scherzi, signorina. No, non posso, dico, è l'ordine. Ma non mi vorrà mica lasciare chi sono, io che cosa faccio? Mi dispiace, ma io non sono una crumira. Ma come, io l'ho sempre trattata ma bene. Ma anch'io l'ho trattata bene. Sì, domani. Come domani? Domani. Mi faccia la cortesia. Arrivederci, buona giornata, signor Camillo. Buona giornata. Buona giornata, sì. Bella giornata. Che mi Permesso? Ehi del negozio? Bottega? Bottega? Ma che non c'è nessuno? Oh, signor, buongiorno, signor. Molto felice di riceverla nel mio negozio. Grazie. Eccellenza, ma che cosa fa l'impalata? Si mette a sedere, si accomodi, eccellenza. Grazie. Sono molto felice di averla qui. Sì. Si accomodi, eccellenza. Qui? Prego, prego, si sieda. Sta comodo, eccellenza? Sì, grazie. Vuole qualche cuscina, eccellenza? No, grazie, sto bene così. Mi faccia complimenti. Dunque, prego, si accomodi. Grazie. Eccoci qua. Mi perdoni una domanda. Lei è forse l'ambasciatore inglese? No, io no. Sì, ho portato qualche ambasciata qualche volta, ma qui in Italia... Ah, capisco, ambasciata italiana. Ambasciata italiana. Ben. Sì. Mi dica, sono a disposizione. Ecco qua, io veramente, cosa? Veramente non sono venuto da me. Ah, no? No, per essere chiaro. Mi ci hanno mandato, ecco. Ah, capisco, sì. Qualche mia cliente, e se non è opportuno, eccellenza, mi scusi, eccellenza. Ma prego, le pare. Chi è che l'ha mandato? Un suo amico che lo conosce molto bene. Sai, io, modestamente, eccellenza, ho tanti amici, tanti. Beh, uno di questi. Sì, ma quale? Non so, forse... Là... Ah, l'ambasciatore del Perù! No, però no. Del no. Perù, del Perù. No. Non è del Perù. Non è perugino quello forse lì. Quella... Ah, Coso, aspetti... Coso, ecco, l'ha detto, Coso. Coso. E Coso mi ha mandato qua. Coso chi? Non... Quello che c'ha la bottega, quel negozio della bottega. Ah, il gioielliere. No, il gioielliere no. No? No, sta vicino a un gioielliere però, sì? C'è il negozio vicino al gioielliere. Vicino al gioielliere. C'ha quel negozio di agenzia. Agenzia? Di agenzia, che è quello che colloca le cameriere, le cuoche, le balie, gli infermieri, i giardinieri, cuochi. Ah, ma... Capito? Ho capito. È l'agenzia di collocamento. Esatto. Ah, ma allora lei non è un cliente. È venuto qua per cercare lavoro. E me lo poteva dire subito, no? Ma lei non mi ha fatto parlare. Esatto. Mi ha abbuffato di eccellenza. Scusi. È naturale, vi avevo preso per un cliente. Ma vi hanno detto di venire proprio da me? Sì, dice vai là da quello già, dice, già lo sa che... Come sai quello lì? Quello lì? Ma che quello lì? Io ho un nome. Sì, signore. E non lo sapete mio nome? Me l'hanno detto, ma sa, io sono di felice memoria e l'ho dimenticato. Ah, bravo, lo conosce tutta Roma? Lo so. Lei siete lì sulla vetrata. Sì, là, sulla vetrata. Sulla vetrata della finestra? Esatto. Olli, doppia L? Sì. Olli Mac, straniero. Ma che Olli Mac? Al contrario. Ah, al contrario? Già. È sempre Olli Macco, eh. Ma no, al contrario voi, al contrario... Leggete qua, fate prima. Ah, Camillo. No, le lettere piccole io non le vedo. Va bene, no. Io veramente avevo richiesto un lavorante, però per la verità avrei preferito che mi avessero mandato un giovane, con una bella figura, voi non vi offendete, ma... No, io questo c'ho. Se non rispondete a questi requisiti... Beh, vediamo un po', va? Camminate un po'. Coi piedi? Che volete, camminare con le mani? No, domanda, dico coi piedi da... È naturale, camminate. Sì, sì, posso essere una camminata un po' elegante, ma... Elegante, sì. Distinta. Diciamo distinta. Guardi se le piace. Va bene, vediamo. È meglio che state fermi. Vuole che le faccio questa? No, per carità, ho detto distinta. Girate un po' su me stesso. Su me stesso? Sì, per vedere la figura. Giro a destra o giro a sinistra? Come vi parlo. Mi butto a sinistra. Bravo. Così? Sì. Guardi se va bene. Sì, ma... Va bene così? Ma che cosa è successo? La braccia, cosa è successo? No, non gliel'ho detto prima. Che? Io sono mutilato. Mutilato? Mutilato di reumatismi. Che in guerra, l'umidità.
C'ho le cerniere degli arti un po' arrugginite. Ah. E allora quando si ferma su, rimanete così? No, no, no. Che forse. Ah. Ecco qua. Quando si deve riscaldare un po'. Scusi, si è riscaldato, è passato. Meno male. Dico, e vi capita spesso questa faccenda? No, spesso no. Ah. A digiuno. Ah, meno male. Vi darò da mangiare così non succede niente. Oh, dite un po', siete abile? Io abilissimo. Cosa sapete fare? Barba, capelli, contropelo e saponata. Oh, cosa c'entra? È una bella saponata. Ma non siamo mica dal... Olli macchina, saponata ci vuole. Non siamo dal barbier. Questo è un coiffé à pour dame. Coiffé à pour dame, per signora. Avete capito? Sì, signore. Cos'è? È un caffè per signora. Meno male che avevate capito. Ah, no? Ma no, no, qui la barba non c'entra. Le signore non si fanno la barba. Olli Mac, lei è ingenuo. Qualche signora la barba se la fa, è como. Beh, forse avete ragione. C'è qualche signora che se la fa la barba. Beh, non bisogna dirlo. Specialmente ai miei clienti, perché qui viene una clientela molto poliglotta. Soprattutto si parla francese. Voi sapete parlare francese? Per me il francese è come andare a nozze. Ah, bene, non capisco. Insomma, lo conoscete abbastanza? Oui, un petit peu. Un petit peu, volete dire. Sì. Insomma, avete lavorato in Francia? Molti anni. Ah, bene. Ho lavorato a Parigi, proprio nel centro, nel cuore di Parigi. Bien, bien, bien. E come vi chiamate? Il mio nome? Oui. Rio de Genere, monsieur. Non ci siamo capiti. Ho detto il vostro nome. Monsieur, io mi chiamo Rio de Genere. E che nome è questo, Rio de Janeiro? Il mio nome, in francese, si parla francese. Ma voi non siete napoletano? Io sono napoletano autentico. E allora, a Napoli, il vostro nome, come si dice? Ma in francese era tradotto, capito? Ma che tradotto? A Napoli si dice Rosario de Gennaro. Rosario di nome, de Gennaro di cognome. E in francese, secondo? Rio de Janeiro. Secondo voi? Letteralmente. Ma va bene, ma non va. No. Qui per l'ambiente ci vuole, come dire, un nome d'arte. Ci vuole qualche cosa di frufru per le donne, sapete? Un nome che faccia colpo sulle donne. Cannone? No. Si presenta Cannone? Caviseria. Per carità, mi sembra un nome Cannone. No, no, una cosa roboante, che so. Ottone? Troppo pesante. C'era un imperatore di Germania, Ottone. Sì, vabbè, ma è pesante, Ottone. Tu lo guardi, ma... io sono il quinto. Ora... C'è un piombo. No, piombo, è più una cosa più leggera. Piombino, piccolo, quei piombini. No, non avete capito il senso, una cosetta in fro... Ci sono, ho trovato! Vi chiameremo là. Perché? Ecco qua, questo è il vostro camice di lavoro. Indossate questo e prendete servizio subito. Subito? Subito, siamo sì, soli. Sì. Oh, sentite, vi devo avvertire di una cosa. Vi ho già detto, qui c'è una clientela molto, molto suscettibile. Sì, elegante. Elegante, sì, quindi bisogna trattarla con molto garbo e molta delicatezza. Lasci fare a me. Siccome ci sono delle belle donne, bisogna soprattutto dimenticare di essere uomini. Sì. Avete capito? Sì, perché la donna gli si può mettere in suggestione. Sì, accattivarla loro, grazie. Sembra diventare un po' come le loro amiche. Amichette. Guardate, sì. Fate così che andrete benissimo. Come faccio io? Guardate. Sì. Quando viene una signora, voi ne andate incontro, fate un bello inchino così. E poi dite, oh signora, ma che piacere di vederla. Ma come fa a conservarsi così? Tutte quelle cose... Complimenti. Sta a vedere, Oh signora, come va? Ma che complimenti, quanto mi fa piacere averla vista. Non le vedevamo più da un pezzo. Come sta la famiglia? Il marito sta bene, il marito? Credevamo che fosse morto. Che morto? Che ti piglia un colpo? Ma come ti piglia un colpo? Ma che vi sembra un complimento? No, è per favore. Vedere che uno è di casa, affezionato, capito? Credevamo che lei avesse cambiato cliente. Capito, scambiato il negozio. Noi ci dispiace. Ecco, tanto. Bravo, così sì, si sente. Sì, signore. Una cosa che si tenga. Alla fine del servizio, un altro bell'inchino e dovete dire, è rimasta contenta, signora? È rimasta contenta, signora? È rimasta contenta, signora? È carina? Sì. C'ha la cera? Sì. Oh, è rimasta contenta, signore, però non sono rimasto contento io. Di che cosa? Perché di pecunia non ne abbiamo parlato ed io magno. Già, avete ragione. Toujours, magno toujours. Lo stipendio, va bene, ne parliamo subito. Sì, parliamolo subito. Sì. Caro lei, non si vive di solo pane, ci vuole anche il comba natico. Giusto, lo stipendio bisogna assodarlo. Ditemi le vostre pretese e io sono qui per ascoltare. Allora, quanto volete? Lei mi dovrebbe dare. Ah no, ma esageriamo, giovanotto, ma dico dove siamo arrivati? No, è troppo.
Troppo, eh? Eh sì. Sono un difetto io. E allora facciamo così, mi dia... Ma neanche per sogno, ma no, siamo lontani, neanche la metà. Ma che scherzo. Come faccio a lei una controfferta? Oh, ecco, questa è una proposta sensata. Ecco, faccio io, eh? Allora io vi darò... Ecchi, ma che sei impazzito lei? No. Ma non potrei comprare nemmeno un pacchetto di sigarette. E allora facciamo... E poi devo mangiare. È giusto. E allora facciamo così. Invece io vi do... No. Sono pochissime. Bisogna aumentarle. Ma se io ancora non ho parlato? È perché lei mi ha fatto parlare prima a me. Va bene. Allora vuol dire che io vi darò 30.000 lire al mese, signora. Ma non una lira di più perché non posso. 30.000 lire al mese? Sì. 30.000. Quanto fanno al giorno? Beh, 1.000 lire. Eh già, 30 al mese, 1.000 lire. 1.000 lire al giorno. 1.000 lire al giorno. Ogni giorno fanno 1.000 lire. E lei dovrebbe fare una cosa. Ogni giorno darmi la mia brava 1.000 lire, la millata, che non posso aspettare un mese per avere i soldi. Ho capito. Ogni giorno volete 1.000 lire. Eh sì, comprare sigarette, cinematografo. Vabbè, ogni giorno vi darò 1.000 lire. No, le 1.000 lire però se ne vanno giornalieramente. Alla settimana che faccio? Guardo a lei. E allora? E mi dovrebbe dare la mia brava settimana, 7.000 lire. Alla fine della settimana? Già... 7.000 lire. E quando è la fine della quindicina poi? Vi do 15.000 lire. E se no che vada a zonzo? È giusto. E poi magari alla fine del mese vi do 30.000 lire. Esatto. E alla fine dell'anno 365.000. Come vuole. Ma dico, ma che siamo diventati male? Ma che siamo diventati matti davvero? Ma scusi, il mese di quanti giorni è composto? 30 giorni. 30 giorni a novembre? Sì, signore. Con aprile, giugno e settembre. Di 28, quanti ce ne sono? Ce n'è uno. E tutti gli altri? Ne ha 31. E si tratta di 1.000 lire in più, e ce la rimetto io. Che diavolo. Ma senti che ragionamento. Sentite, giovanotto, fatti chiari, amici si allunga, come si dice, 30.000 lire al mese, o bere o affogare. Per forza, viva la gola, bevo. E allora, va bene. E che sono fissa, a fuoco. Camillo? È rimasta contenta, signora? Ma di che cosa, sono appena entrata. Appunto, dico. Camillo non c'è? Camillo in questo momento è assente. Lo so che ho un appuntamento. Ah sì? Mm-hmm. Con chi? Con voi, qui in negozio. Un appuntamento? Sì. Dica, ma è sicura? Certo, sicura. E quando me l'ha dato questo appuntamento? Ieri sera per oggi. A me? No, ieri sera ho telefonato a Camillo. A Camillo? Sì. Ma Camillo non mi ha detto niente. Boh, se ne sarà dimenticato. Capita, no? Che cose che capitano. Ma dico, lei mi riconosce, signora? No, io non la conosco proprio, è la prima volta che la vedo. Comunque per quello che mi dovete fare, o lei o Camillo, per me è perfettamente uguale. Purché facciate la svelta, perché io sono super pressata. Cos'è, signora? Super pressata. Ah, sì? Lei? Sì. Non si direbbe, sa? Che cosa? Che lei è una suppressata. Ma cosa ho capito? Sono super pressata. Ah, io ho capito, suppressata. Invece super pressata. Esatto. Sa, quella cosa di maiale, di porco. Permette? Prego. Senta un po', e se io fossi impegnato? Oh, beh, se lei fosse impegnato con i discorsi, ne prenderei un altro. Ce n'è un altro libero? No, sono io, solo. Deve approfittare di me, volendo. Va bene, comunque guardi, per me o lei o un altro è esattamente la stessa cosa, perché facciamo in fretta. Sì, e cosa le dovrei fare? Dunque, senta, stasera arriva Giorgio. Chi arriva? Giorgio. Giorgio? Giorgio. E chi è Giorgio? Il mio grande amore. Oh, e io vorrei che mi trovasse più bella di sempre. Beh, questo è un po' difficile. Comunque, proviamo. E voi mi dovete aiutare. A fare che cosa? Mi dovete fare il servizio completo. Cosa le devo fare? Il servizio completo. E dico, non glielo potrebbe fare Giorgio. Ma come Giorgio? Siete più affiatati, no? Ma come si permette? Giorgio non fa mica il suo mestiere, sa? Insomma, dico. E poi senta, giovanotto, lei non faccia tanto lo spiritoso, e si attenga assolutamente al suo dovere. E cominciamo perché ho fretta. Beh, se dobbiamo cominciare, cominciamo subito. Appunto. Ormai ci troviamo. Certo. Oddio, certo, non ero preparato. Comunque... Cominciamo. Oh, signorina Mary, ma che piacere di vederla. Oh, Camillo, finalmente Camillo, ma che gentile Camillo. È stato tanto tempo senza venire. Ah, sì, un ne po'. Parlavo proprio ieri sera con mia moglie. Sì? Dico, chissà la signorina Mary che fine ha fatto. Oh, ha già conosciuto il mio lato? Sì, l'ho conosciuto. No, sì, permette, signora. Prego. Mi perdono. Prego. Devo dirti una cosa. Che ieri sera la signora ha telefonato, io non c'ero. Sì. Ha telefonato a te dandomi un appuntamento. Sì. Tu non me l'hai mica detto? Te le vuoi accaparrare tutte le donne? Io ho bisogno di espandere la mia mascolinità. È chiaro? Ma tutte che... te.
Non fai piacere. Esoso. Ma quella ha dato l'appuntamento. Sei ammogliato, non ti basta? Ma che c'entra questo? Ha dato anche due figli, non ti basta? Vabbè, vabbè. Scusi, io non so che segreto ha lei, me lo deve dire. È sempre più giovane. Hai visto che bella cera che c'ha la signora? Ah, c'è la cera? Ma sì. È ceraiola. E dove ce l'ha questa cera? Ma in fascia. Ma sì. Sprizza gioventù. Non si vede mica, sa. Ma è che sono felice perché stasera arriva Giorgio. Ah, Giorgio. Lo credo bene, fortunato mortale. Beh, allora vi siete messi d'accordo? Ma sì, d'accordissimo. Oh, e anche per la permanente, per tutto. Per tutto, per il servizio completo. Va bene, allora se vogliamo, vogliamo andare? Andiamo. Sì, vogliamo andare? Andiamo a casa mia. A casa? C'ho due ascensori. Ma che c'entra casa tua? Ma lì, nella cabina numero uno. Sì, andiamo. No, si accomodi. Grazie, sì. Camillo. Si accomodi. Ecco. Cosa c'è? Ma signore, mi ha fatto un discorso, sì. Ma è un po' equivoco. Mi ha detto, dice, sa, dice, io c'ho la soppressata di maiale, quei salami. E che c'entra il maiale? Di Zambò. Dice, arriva Giorgio, dice, voglio fare la sorpresa, dice, siccome io a lei non la conosco, ma dice, non fa niente, dice, anche le cose così, dice, perché sa, dice, quando è venerdì, dice, no, venerdì non l'ha detto, ha detto tutta questa roba, dice, sa com'è, dice, ma voglio fare la barba, voglio tagliare i capelli, che barba. I capelli e poi io ho capito. Ah, meno male, una cosa l'avrei capita, sentiamo. Niente. Ah, bravo, e questo ero sicuro. Ma non ti ha detto che cosa vuole la permanente, le manicure? Cosa? La permanente, la manicure? La manicure. Manicure. Manicure, pedicure, cosa vuole la permanente? Pedicure. No. L'ha messa in piedi? Non lo so, domani. No, ma beh, adesso ci penso io. Lallo? Sì. Lallo? Eccoci qua. Eccoci entrambi. Lallo? Come si portano quest'anno i capelli? Ah. Signora Allumberto. Allumberto? Sì. Sì, lui dice Allumberto, perché sa un amico che li porta così, vuol dire alla bitless. No, signora. Si porta una spazzola. Spazzola? Alla brigadiere di finanza. Ma... è stato male in finanza? Ma io no. Vado in finanza, si diverte. Non ci faccia caso, sa. Lallo scherza sempre. È un po' troppo per la mia fretta, eh? Alla svelta, per favore. Senti, Lallo, adesso dai una bella lavata di testa alla signora. Alla signora? Sì. E non si offende? È venuta per questo. Gliela posso dare, signora? Ma scalzona fa la botta, io ti fa... Ma come ti permette? Me l'ha detto lui, egli. Io l'ho detto, scherza. Ci dai una lavata di testa alla signora? Me lavar la testa con l'acqua, e non troppo calda, vero? Grazie. Ecco, non la, troppo calda. La volete pitta l'acqua? Sì, ecco. Ci mettiamo un po' di barrechin. Barrechin? Sì, chiama così il decolorante. No, non decolorante, una disinfezione. Ma no! Ah, qualche disinfezione. Ma no. Massaggio. Semplice. E quando hai lavato la testa, le metti il casco. In testa? Eh già. Alla signora? Alla signora. E chi va in Africa? Ma io in Africa? Vado a Massawa, ti diverto. Io sono stato in Africa, avevo due caschi. Ma cosa ti interessa? Feriale e uno festivo, il casco festivo. E ridere, non scherzare. Casco, questo, no? Ah, quello lì? Eh sì. Ho fatto una gaffa. Mi raccomando, sì. Quando dopri il casco stai attenta che non caschi. Sì, e non caschi. Se il casco caschi, io me lo metto in tasca. Hai capito come la faccenda? Corrente leggera. Con permesso, signore. Signore, è pronta a ricevere? Ma cosa fa? Mi mette il casco senza lavarmi? No, la lavo dopo. E perché? Prima metto il casco, poi le lavo la testa. Perché? Perché in Francia noi siamo così. Io sono stata a Parigi. Mi sente? Pronto? No, pronto? Signora? E lei? Non sento! Dico... la corrente lavora al minimo o al massimo? Non capisco! Neanche io! Adesso la corrente gliela do al massimo, è meglio abbondare. Abbondandum gratuitiam sputazzellam. Ciappa! È rimasta contenta, signora. Uffa! Auf Wiedersehen! I love you! Olé! Oh, ciao! Buongiorno, signora. Buongiorno. Molto felice di riceverla nel nostro locale. È rimasta contenta, signora? Sì. Di che cosa? No, si dice, è rimasta contenta, signora? Lei è il principale? Io sono il principale. Come sono il principale? Sono io. Veramente, io sono il vice, l'aiuto. Vabbè, diciamo così. Vogliamo accomodarsi? Sì, grazie. Grazie. Si accomodi, qui. Qui, si accomodi. Grazie. Oh, dunque... Cosa fa?
Fai sedere il signor. Scusi. Ma non ha importanza. È un po' distratto. Sì, ma non ha importanza. Lo che volevo dire... Sì. Che lontano! Ma che fa, si mette a scherzare? Come scherzo? Ma scusi. Stava cascando. Non stavo, sono cascato. Sì. Se facciate si poteva far male. Come no? Scusi. Gliel'ho detto, è un po' distratto. Capisco, ma insomma... In che cosa possiamo essere utili? Vedete, ho saputo che sì. Voi avete un sistema per far dimagrire. Ma guarda come si sanno le cose. I clienti fanno buona reclama. Ecco, e siccome mia moglie è, come dire, un po'... Chiatta. Come ha detto, scusi? Chiatta. Come, mia moglie è chiatta? Sua moglie è chiatta. Ma si offenda, signor. Napoletano, sa, chiatta, vuol dire un po' pienotta. Un po' robusta. Chiattolilla. Come? Diciamo robusta. E appunto... Desideravo che dimagrisse di qualche chilo. No, ma è perché... Come? Ma sta bene così. Ma lei cosa c'entra? A me piace così. Ma che c'entri te, scusa, Lallo, se il signor vuole che dimagrisca. Va bene. Signor, l'hanno informato perfettamente. Sì, sì, è capitato proprio bene, signor. Noi abbiamo un macchinario cinese. Sì. Oh, è come dire, una specie di forno che fa dimagrire esattamente 20 chili l'ora. 20 chili l'ora? Pensa che silhouette! Cicci! Hai sentito? Cicci! Cicci! Caro Cicci! Sembrava un vedere. No, certo! Si accorge, Cicci, vieni! Che bello! Ah, sono... Vieni con me! È soltanto da noi questa macchina! Molto bello! Mi va, molto bello! Scusi, signore, la domanda... Quanti chili pesa la signora? Quanto pesi, cara, adesso? 100 chili. 100 chili? Sì. Con l'osso senza osso? Io credo tutta. Tutta? Come? Sì, naturalmente. E di quanti chili vorrebbe dimagrire? 50. Ma no, popolino mio, ma 50 chili. Ma caro Cicci, ma se vuole dimagrire così? Sì, vabbè, ma è troppo, mi pare. Mi sembra che abbia ragione il signor, sono un po' troppi. Un po' troppi. Facciamo 30, che ne dici? Ecco. 30 chili, allora dentro la macchina dovrebbe... Mi scusi, devo fare un piccolo calcolo. Vuoi aiutarmi? Scusi. Senti, allora, la macchina fa dimagrire 20 kg l'ora, no? Sì, la signor pesa 100, meno 30 che vuol dimagrire sarebbero 100 meno 30 sono 70. 70. Oh, l'ora sono due, più 20 kg. Più 20 della allora che vuol dell'ora. Sono 60 minuti, fare... 20 ne... Beh, estrarre una radice quadrata, allora, no. Sì, perché 7 per 8 è 56, no? Sì, porto 4. No. E porto 4, porto 4 si abbassano due cifre. Abbassando due cifre ci troviamo un po' impacciato perché il 9 non è contenuto. No, allora, perché porta 9. Ah, porta 9. Porta 9, porta 9 a 44, sì. Il 9 e il 44 non è contenuto, si allarga il, perché non c'entra, non c'entra. Si allarga il 44, certo. Si spinge il 9, un po' di buona volontà, ne abbiamo 7. Come oggi ne abbiamo 12, 12 e 13 fanno 44, 6, deve stare un mese e mezzo nella macchina, chiusa. Ma che stai dicendo? Ma che calcoli hai fatto? Ma no, ti sei sbagliato, è così chiaro, 20... Un'ora e mezza. È un'ora. Ah già. Ho messo due zeri in più. Ti pare? Abbiamo fatto il calcolo. La signora deve stare dentro un'ora e mezza. Un'ora e mezza? Sì. Ma dico, va bene, ho capito. E allora vuol dire che ripasserò fra un'ora e mezza. Se vuole magari non incomodarsi gliela mandiamo a casa. Sì. La incartiamo. Preferisco venire io. Mi raccomando. Stai tranquilla, cara, stai tranquilla. Sei in buone mani. Mi raccomando lei. Cicci, ciao, Mi raccomando. Grazie, ciao. Prego. Ciao, Gigi. Arrivederci. Ciao, caro. Ciao, è rimasto contento, signora? Io sì. E che devo fare adesso? Adesso io la inforno. E mi devo spogliare. No, caro, no. Non ti spogliare, no. No, no. Vestita così. Così, vuole, sì. Vuole entrare, signora? Certo, sì. Prego. Ma lei che fa? Lei rimane qui, vero? Perché io ho tanta paura. Stia tranquilla, io resto qui di sentinella. Va bene, sì. Io chiudo, Sì. Ecco. Ah. Dunque, qui come si... Good morning.
È rimasta contenta, signora? Oh, che giornata, un traffico veramente spaventoso. Grazie. Tutti questi ingorghi, non si riesce a capire perché la gente non vada a piedi. È quello che non capisco neanche io. Good morning. Come dicevo, signora? Good morning. No, veramente io sono Lallo, il nuovo lavorante. Oh, Lallo? Sì, sì. Io infatti non l'ho mai vista. Io sono un abitué. Neanche io ho mai visto lei, eppure sono un abituetto anche io. Non c'è Camillo? Come? Non c'è Camillo? L'hanno arrestato. Hanno arrestato Camillo. Ah, sì? Oh, quando mi dispiace. Hanno arrestato Camillo. Hanno arrestato Camillo. E quando l'hanno arrestato? E non lo so. Non lo so nemmeno io. Ma me l'ha detto lei. Ma no, l'ha detto lei. Ma in questo momento. Scusi, no, io ho domandato. Dico, l'hanno arrestato. Lei dice, sì, hanno arrestato Camillo. Oh. Dico, per vince. Oh, contessa! Che piacere di vederla. È tanto tempo che non la si vede, contessa. Io mi domandavo che fine avrà fatto la contessa. Forse ci ha traditi, perché non viene la contessa? E oggi la contessa è arrivata. La signora è una contessa. Sì, sì. In borghese? Oh, permette, voglio vedere, voglio guardare una contessa da vicino. No, non ho mai visto le contesse. Da. Spiritoso. Carino il mio Lallo, vero spiritoso? Lallo, dai una sedia alla contessa. Gliela diamo? Ma sì. Gliela vogliamo dare? Naturalmente. Gliela vogliamo dare? Prego, eccola signora. Qua. Se la porta via lei o gliela mandiamo a casa? Oh, spiritoso. Fai sedere la contessa. Ci dai una sedia. Prego, contessa. Contessa, e allora? Si accomodi. Che cosa possiamo esserle utili? Veramente oggi non devo fare la messa in piega. Ah, no? Sì, no. Sta a posto. Avrei bisogno di un piccolo favore. Oh, sì. Lallo, la contessa ha bisogno di un favore. Contessa, non cominciamo a chiedere soldi perché qui siamo proprio all'asciutto. Oh, peretoso! Volevo dire che... No. Lallo, cosa sono questi? Ci conosciamo, abbiamo fatto amicizia. Andiamo, no, via. Veramente dovrei un piccolo ritocco. Un ritocco, ma sì, senz'altro. Sì. Cioè la manicure? L'hanno arrestata? Hanno arrestato la manicure? Hai sentito? Hanno arrestato la manicure. Anche la manicure? Sì, c'è lo sciopero, è facile. Come l'ha saputo? Non so, chi gliel'ha detto? Me l'ha detto lui adesso. Io? E tu come l'hai saputo? No, io ho domandato. Hai domandato? Dico, hanno arrestato la manicure. No, ma allora non hanno arrestato nessuno, no, no, un piccolo sciopero, niente di grave. Alla manicure ci pensa Lallo. Lallo, dai una pennellata di smalto alla contessa. Di smalto? Sì. Alla contessa? Sì. Una bella pennellata? Sì. Bene. Lascia fare a me con te. Ma è bravo. Oh, bravissimo, stia tranquillo. Camillo, caldo! Sì. Vengo subito. Mi perdoni, ho una cliente sotto il casco, scusi. Contessa, alzati che ti darò la pennellata come dico. Lallo, ma che cosa fai? Ma scusa, ma l'hai detto te, una pennellata di smalto alla contessa? Ma qui facciamo a non capirci, facciamo? Abbiate pazienza. Ho detto smalto per le unghie, via quella roba. Mi perdoni, contessa, sa, non è molto... Giulia? Oh, signor Conte, che piacere di vederla. È rimasto contento, signore. Buongiorno, messia. Chi è? È il mio nuovo lavorante, Lallo. Lallo per gli amici, per gli estranei, il Rio de Janeiro. Sì. Rosario de Janeiro. Ecco, Rosario de Janeiro. Giulia, ti si vuole molto? Ma non so, non credo. Camillo, mi ci vuole molto. Ma no, in due minuti la sbrigo. Giulia, hai visto cos'è? No, non ho visto cos'è. Forse Camillo l'ha visto. Camillo? Sì. Ha visto cos'è? No. Hai visto cos'è? No, cos'è? Non lo so, cos'è? Cos'è? Appunto, cos'è? 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 Già, cos'è? 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 Oddio, cos'è? Non cos'è? Lo so. Ragazzi, non facciamo scherzi, parliamo chiaro, cos'è? 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 Che è successo? Cosa è successo? Ma che cosa? Una disgrazia forse? Il terremoto? Il terremoto? No! Il terremoto! Il terremoto! Il terremoto! Il terremoto! La signora ha sentito lo schifo? Ha sentito lo schifo? Si chiama? Si sente? Mi pare che non si sente niente. No, non si sente. In questo momento non si sente niente. Ma è passato? Non lo so. Chi? Di quel terremoto è passato. Ah, si è passato. Di qua non è passato nessuno. Ma è passato di là. Ma no, il terremoto, sei andato via, sei finito, voleva dire. Sì, ma com'era? Io non me ne sono accorto. Attenzione però. Dico, ma era... Era suffuttorio o ondulatorio? Io credo che era un po' ondulatorio e un po' reclusorio. Sai come sono questi terremoti? Ma che reclusorio? Vuol dire suffuttorio, ecco, signor Di. Ecco, entrambi. No, io non... Era entrambi. Non ho sentito nessun sussurro. È passato, sì. Credo. Me la basta. Ma con circo ispezione, perché... Sì. Oggi i terremoti hanno la replica. Ci torna. Chissà l'epicentro dove sarà.
Meno male che se ne siamo accorti in tempo. Lui ha sentito. Anche le bestie. No, io sono prima. Lui ha venuto. Mica sono una bestia. No, io non ho sentito niente. Lei si stava dicendo qualche cosa. Sì, dicevo. Ah, prima? Dicevo, ha visto cos'è per la strada? Per la strada. Che è successo per la strada? Non ci tenga sulle spine. Lo so io. Si dica, cos'è per la strada? La rivoluzione. Guardate, siamo un po' sovraeccitati. Io sento tutto tranquillo. Io non ho parlato. No, è proprio lei, signor Marchese. E signor Conte, scusi, proprio lei che ce l'ha detto. Che cosa ho detto? Appena è entrata, ha detto, avete visto cos'è? Meno male. Ho detto, avete visto cos'è? Il mio amico cos'è? Spagnolo, cos'è? In italiano Giuseppe. Ah, sì? Ah, voleva dire Giuseppe. Giuseppe. Lo chiami Peppe, mi faccia il piacere. Ha ragione. Ci ha fatto prendere uno spavento, scusi, signor Conte. Sono scarsi di un parco. Aspettavo qua. Signor Conte, mi perdoni la domanda, ma lei non cammina troppo bene. Cosa ha fatto? E c'ha i piedi piatti. Ma che piedi piatti? Piedi dolci. Ma che? È l'unghia che da stamattina mi dà un dolore da morire. Ma Claudia, che ti trovi? Perché non ti fai fare i piedi? Qui? Lalo, fai i piedi al signor. Prego, si accomodi. Mi raccomando, Si accomodi. Mi raccomando. Stia tranquillo. Ho ferrato anche i cavalli, vuol dire che adesso... Ma che cavalli? Penso a ferrare lui. Camillo, allora questo ridotto? Avevo dimenticato. Mi perdoni, contessa, si accomodi. Vuol dire che la servirò personalmente, va bene? La tinta mi pare che sia... Questa, vero? No, veramente? Lallo, Camillo, ma quanto tempo ci impiegato a togliermi questo coso? Vengo! Vengo subito. I clienti sono così nervosi. Questa qua? Così, mi dà un po' d'acetone. Senz'altro. Un po' di cotone. Camillo, Lallo, insomma, volete venire qui o no? Vengo, un momento di pazienza. Ma che cos'è? Allo? Oui, sì, sono io, Camillo. Chi è? All'ufficio collocamento, ben? Rosario? Quale Rosario? Ah, sì, beh, noi lo chiamiamo Lallo. Sì, è venuto. Beh, devo dire la verità, come manicure forse non è troppo bravo, eh? No. Adesso lo sto provando come pedicure. Oh! Lallo! Stia fermo! Lallo, ma cosa fa facendo? Ma cara contessa, suo marito non sta un minuto fermo, non si può lavorare, abbia pazienza. Per lui ci vuole un maniscalco, non pedicuria. Ma è veramente bravo? Sì, stia tranquillo, è bravissimo. Sì, io credo che come pedicure se la caverà magnificamente. Arrivederci e grazie, arrivederci. Ma Lallo! È rimasto contento, signore? Meraviglioso. Ma amore, cosa fanno fatto? Sciocchezze. Ma che sciocchezze? Quante storie. Che è successo? Mi sono distratto un momento e invece di tagliare l'unghia ho tagliato il dito. Un dito? Sì, ma il dito pollice. Lallo, c'è Lallo. Ti sembra bene, vedrà che ricresce. Ricresce? Oh, si ricresce, ha ragione Lallo, ricresce. Quante storie per un dito. No, non ricresce. Ne hai altri 9, via, avanti, andiamo. Macellaio. Non offenda. Macellaio. Ti mando in galera, sai? Che infamazione! Ti denuncio! Guardalo lì! Fate come parla, sai?
Ma guarda quante storie per un dito. Ma come quante storie? Lallo, ma che mi hai combinato? E poi camminandoci su. Lallo, Camillo! Che succede? Che succede? Eccoli entrambi! Eccoci qua! Oh, ma che succede? Non ne posso più! Niente, niente, un po' di pazienza. Levo il casco e sto te... Benissimo! Ah! Guarda come mi ha conciato questo mascalzone! È rimasta contenta, signora? Ma come contenta dopo un'ora i capelli alla Beatles? Signora. Adesso Giorgio si spaventerà! Ma mi farà io la sorpresa, eh? Ma mi manda a chiamare in prenura! Ma li faccio arrestare! Vabbè. I bianchi brutti, mascalzoni! Ma si è vista di profilo! Gli rimettiamo a posto, signora! È rimasta contenta, signora? Che guaio, che mai combinato? Queste donne! Cioè, come qua? Come sono, signora? È rimasta contenta, signora? Desidera? Dico, mia moglie è pronta? Cioè, tua moglie? Sì. Lei aveva una moglie? Come, non si ricorda, sono venuto prima con la signora. Sì, sì, la, ah, sì, sì, la signora. La grassona. Sì, ecco. Sì. Mi era passato di mente. Andiamo a vedere. Sì, se la troviamo. Ecco. Ecco sua moglie. Sei rimasto contento, signore? Sì, caro. Vieni, vieni, che ci sono i nostri bambini che ti aspettano. Vieni. Che bella coppia, ragazzi. Pronto? Ufficio collocamento? Sono Camillo, Coffè Bourdin. Sì, quello che mi avete mandato là, quel rosario di Gennaro, ve lo rispedisco. E regalatela a qualche mio concorrente, io non la voglio più vedere, capito? Fuori! No, 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 no. Ciao, senti, no. Ti si ne abbagli anche te? Sì, ma asciutta però. Ah. C'hai fame, c'hai fame. Oh. Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero. Felice futuro da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare, il nostro amore sincero, dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. Domani forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta solo che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato